Eccoci, oggi andremo a vedere come cambiare il rubinetto nella cucina del camper. Questo è un Imer, come tutti gli Imer non ha i rubinetti normali, ma ha dei rubinetti con un contatto, si chiamano switch, che apre e chiude il contatto che attiva e disattiva la pompa quando andiamo ad aprire l'acqua. Per cui ci vogliono dei rubinetti fatti apposta. I rubinetti della Imer, come tutte le cose della Imer, costano carissimi. Si parte più o meno dai 100-110 euro, si arriva fino a 230 euro. Un po' perché volevo spendere un po' di meno, perché mi sembra una cifra un po' troppo esagerata per un rubinetto. Un po' perché l'originale ha la canna corta, io lo volevo con la canna lunga. Ho deciso di comprare un altro rubinetto. Questo rubinetto della Comet, che è un bel rubinetto, costa molto meno e ha la canna lunga. Oggi andremo a montarlo e vediamo un po' come si fa. Questo è il rubinetto della cucina che dovrò andare a sostituire perché perde acqua da qua sotto. Purtroppo quando perde acqua di sotto è il rubinetto da cambiare. Perdesse acqua da sopra è la cartuccia da cambiare e uno se la cava con circa 5 euro cambiando la cartuccia. Bisogna smontare comunque tutto il rubinetto, però con 5 euro uno la risolve. Io ho trovato un rubinetto compatibile con l'Imer della Comet, che ve lo faccio vedere, è questo qua. Questo è il rubinetto della Comet che è compatibile con Imer, ha i due fili per lo switch, ovviamente il tubo dell'acqua calda e il tubo dell'acqua fredda, è un miscelatore come quello. Ho scelto questo, a parte per il prezzo che costa meno della metà, ma a parte quello l'ho scelto perché ha la canna più lunga. Ha la canna più lunga ed è molto più comodo. Invece il suo originale ha una canna molto corta, non so se riuscite a vederlo, ed è un po' fastidioso perché guardate com'è larga la vasca, il rubinetto è proprio in fondo, per cui non è molto comodo lavare i piatti con il rubinetto così lontano. Questo invece ha una canna molto più lunga, decisamente più lunga, per cui renderà più comoda la vita a Valentina. Smontarlo non sarà facilissimo perché c'è la vasca davanti che ne ingombra parecchio la manovrabilità. Quasi tutti gli Imer di questi anni, quindi dalla seconda metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000, sono fatti così. Il grosso cassetto sopra è enorme, fin sprecato tutto questo spazio a mio avviso, e con i pomelli sotto per le varie utenze del gas. Vedete che è praticamente inaccessibile da qua il rubinetto e anche da sotto è praticamente inaccessibile anche da sotto, da qua ancora meno perché c'è il bidone col suo sistema della spazzatura che si apre, per cui vedete che di qua è inaccessibile e di qua anche. Però adesso partirò magari smontando il cassetto, tanto il cassetto viene via abbastanza facilmente, non basta sollevarlo per farlo venire via come si fa di solito. Bisogna smontarlo, vi faccio vedere, comunque è facile. Prima di tutto dovete ovviamente staccare la pompa, spegnere la pompa o nel caso di Imer, se avete questo pannello, spegnere la corrente in modo che la pompa non si riattivi. E una volta spenta la pompa, bisogna aprire i rubinetti per far uscire eventuale acqua e prepararsi una bottiglia di plastica tagliata da far uscire l'acqua che rimane nel tubo in modo da non bagnare il pavimento. Uso questa in modo che sganciando il tubo lo giro subito qua dentro e svuoto il tubo ed evito che l'acqua cada e se ne vada magari dietro il frigo in punti dove non riesco ad asciugarla. Cassetto, per poterlo far venire bisogna intanto allargare un pelo qua davanti, qua e di qua, in modo da poterlo sganciare e sollevarlo. Una volta sganciato e sollevato, bisogna muovere queste linguette. Non so se riuscite a vederle. Ci sono delle linguette qui di plastica da spostare verso destra, quindi verso il legno, per liberarlo. Quindi lo sposto e sollevo. Vedete, si sgancia. Stessa cosa la faccio di qua. Sposto la linguetta e lo sollevo. Ok, facilissimo. Una volta tolto il frontale si allarga di qua e di qua e viene via anche il cassetto di plastica. Ecco,
Come vedete, la situazione è abbastanza complicata. Il rubinetto là in fondo, ci si arriva appena con il braccio, e a parte il buio, è difficile manovrare dietro. Comincerò a smontare già un tubo. Credo che quasi sicuramente dovrò usare il phon per scaldare il tubo di plastica, perché adesso fa freddo, ci sono 7 gradi, per cui la plastica adesso è molto dura. Come immaginavo non viene, perché adesso stringendolo con le fascette il tubo chiaramente si è deformato, si è schiacciato, adesso è secco e duro perché fa freddo, la plastica è dura, per cui tiene schiacciato anche se la fascetta è smollata, per cui devo scaldarlo col phon. Smollo anche l'altro, poi vado a prendere il phon. La vite che tiene il supporto, dove dentro ci sono i faston, e li scollego. Ok, a questo punto, volendo, potete anche riattaccare la corrente, che intanto la pompa non può attaccarsi. Per fortuna di acqua non ce n'era, perché avendo il boiler aperto, lo scarico del boiler aperto, l'acqua è defluita e è uscita da sotto. Ok, adesso basta svitare questo. Adesso posso toglierlo da sopra. Ok, venuto. Ne approfitto per dare una pulita qua intorno, visto che l'ho tolto. Siccome mi sono accorto che i fili sono corti e quindi sicuramente non arrivano fino a in fondo a collegarsi, e questo qua tanto lo devo buttare. Qua ci sono già i faston montati, sono buoni, non sono ossidati, e il filo è già del diametro giusto. Tanto questo lo devo buttare, quindi lo taglio e lo giunto con questo, con il morsetto. Ho fatto la giunta dei due fili con il morsetto, ma molto semplicemente l'ho spellati, l'ho messi dentro. Adesso hanno i faston da poterli collegare. Prima di stringere devo andare su a centrare il rubinetto. La canna si può muovere liberamente, ma questo invece no, per cui devo centrarlo. Direi che ci siamo.
conviene esagerare troppo nel tirare perché è di plastica. Adesso devo collegare l'acqua e i fili. Ovviamente rosso con rosso per l'acqua calda. Il blu va su questo trasparente, questo bianco. Siccome, come avete visto, il rubinetto di prima aveva gli attacchi direttamente qua sopra, devo, non taglio il tubo perché lo lascio comunque, se posso lo lascio, in modo che se un domani volessi rimontare un rubinetto della Imer ho già il tubo della lunghezza corretta, magari una curva in là e li attacco tipo così e poi fisso i tubi con questo. Adesso stesso discorso di prima, è venuto freddo per cui adesso i tubi sono di nuovo duri, guardo se entrano, se no riscaldo. Sì, entrano, però magari riscaldo per farli andare proprio in fondo per essere sicuro. Adesso sì che vanno bene. Sì, adesso vanno bene fino in fondo. Ok, fascetta. Prima di fissarle alla parete proverò a vedere che non ci siano di perdite. Ovviamente prima attacco la corrente. Ok, la corrente attaccata. Poi la fisserò lì con la vite, ci metterò una fascetta lì che la tiene. Adesso proviamo. Per sicurezza prendo la carta, la bottiglietta. Ok, proviamo. Adesso ho aperto l'acqua fredda. Ok, direi che non ci sono per il momento perdite. Provo a chiudere gradualmente l'acqua, in modo da creare della pressione nel tubo, perché la poppa continua ad andare ma il rubinetto è quasi chiuso. Direi che è asciutto. Faccio vedere, così è aperto al massimo, il contatto è adesso aperto, il contatto continua ad essere aperto ma io chiudo il rubinetto. Adesso il contatto è sempre aperto, quindi la pompa va al massimo ma ne esce poca acqua, per cui si crea pressione nel tubo. Lo faccio apposta per vedere se sotto pressione perde. Direi di no. Adesso attacco l'acqua calda. Vediamo cosa fa con l'acqua calda. L'acqua calda uscirà aria perché c'è il boiler, la combi che è vuota. Per cui adesso uscirà un po' d'aria. Uscirà l'aria perché si deve riempire la combi. Devo aspettare che pompi 12 litri di aria, di acqua, e quindi esca 12 litri di aria. Quando sarà piena, arriverà acqua al rubinetto. Nel frattempo qua mi sembra tutto asciutto. Arriva, arriva. Ok. Adesso c'è l'acqua che circola anche nel tubo dell'acqua calda, direi di sì. Provo adesso a fare come ho fatto prima. Adesso qua sta entrando in pressione perché la pompa va sempre al massimo ma il rubinetto è aperto poco, per cui si crea pressione nei tubi. Direi che ci siamo. Ok, finito, ho rimesso a posto il supporto per i contatti, il filo l'ho fatto passare qua dietro al tubo e là dietro quello che avanzava così non pende, e ho fissato i tubi dell'acqua
con questo supporto in modo che sta ben fermo. Ok, non mi resta che montare di nuovo il cassetto. Bene, adesso come prima devo rimettere questo qua qui sotto, allargo sempre per poterlo sollevare, infilo e faccio la stessa cosa da questo lato. Ok, a posto, finito. Ecco, ci avete visto, l'operazione è terminata. Non è stato facilissimo, non tanto per la difficoltà, che non è difficile, ma quanto per la scomodità di raggiungere i contatti, raggiungere i viti da svitare, che sono molto distanti rispetto a dove possiamo arrivare noi col corpo, e non riusciamo nemmeno a vedere perché ci sono le vasche davanti, le due vasche davanti che coprono la visuale. Infatti anche le riprese magari non sono proprio il massimo perché non c'è spazio, lo spazio è molto angusto. Spero comunque vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così è, mettete un like, iscrivetevi al canale e abilitate le campanelle per rimanere aggiornati sui prossimi video. Se avete delle domande, basta chiedere, scrivete sotto, noi rispondiamo a tutti. Alla prossima!